Al palazzetto dello sport di Scandicci si affrontano per la terza giornata del campionato di Serie 1 Elite femminile CF Pelletterie e Kickoff Milano. Ricordiamo, ecco, intanto va il tiro, Vanin, un tiro molto potente, risponde di petto Erika Pucci. Poi con l'andare del match diremo dei guai di formazione del CF Pelletterie. Intanto è Elpidio che ci prova e va subito a segno. Elpidio, grande puntata nell'angolino dove non può arrivare Erika Pucci, e dopo appena 15 secondi di gioco il Kiokov è già in vantaggio. Ancora Paola Pasos alla battuta, palla nel mezzo, non era male, parte però il contropiede Kiokov. Bettioli, sovrapposizione Pomposelli, ma la palla è per Vanin, larga per Elpidio di sinistro, invece ora Pomposelli sulla destra, un po' di spazio, largo il suo tiro, non arriva al Bettioli la battuta, palla per Vanin, un po' di spazio e Pomposelli sul secondo palo non inquadra la porta, tutta sola sola. Vanin per il tiro e ben anticipo di Carla Duco, prova il tiro e attenzione, pericolosissima la conclusione di Duco, era fuori porta Franco che in qualche modo devia poi rientrando tra i pali. Sandra Fossi, ancora Xana, Bertè, ancora Xana, velocissimo, un dribbling, ben riuscito e gol. Ancora Elpidio, stavolta ci sembra di petto, è entrata in porta col pallone sull'assist di Xana, e quindi al dopo 6 minuti e 35 secondi gol di Elpidio, doppietto come spesso accade all'impostazione sopra la metà campo. Vediamo se andrà al tiro, lo spazio ce l'ha, va al tiro e trova anche il gol. Forse c'è stata una deviazione, ma ci sentiamo onestamente di dare il gol a Franco, quindi Carla Duco, ma non va e riparte velocemente il kickoff. Vanin, la palla lì rimane lì, anche un po' fortunata per Vitera, in scivolata Pucci con l'aiuto di Vicchiarello salva questa situazione. La firma del numero 22 in maglia bianca azzurra, bella palla per Duco che è sola, Franco però gli si oppone come un muro, era a spalle la porta a Carla Duco e Franco due volte. Pomposelli d'altra parte per Vanin, è sola, si libera di un paio d'avversari e con una grande maestria tecnica la mette dentro, 4-0, dribbling con la suola, si è liberata di un'avversaria e poi l'ha messa con precisione chirurgica. Lunga la rincorsa di Vanin, Bettioli gli tocca la palla, palla poi per Elpidio e sulla linea Teggi decide di girarla. Vanin nel mezzo, gran palla per Pomposelli che di prima ha colpito in pieno la traversa, bellissimo. Palla laterale, Pia Gomez per Carla Duco. Carla Duco prova a liberarsi dall'avversario, ma invece nasce un contropiede per il kickoff. Pomposelli a tu per tu del portiere e non sbaglia la numero 2 del kickoff. Non sbaglia. Quindi al 14esimo, anzi assente nel primo match per infortunio. Duco provala, bordata sperando in una deviazione che non c'è stata, palla sul fondo. Nazionale italiana, Vanin si ribeve un po' tutta la difesa e poi alla fine Pasos ci mette una pezza, in qualche modo la palla aveva superato anche Pucci, ma affrontata da un pari avversario Pomposelli vince il contrasto, ripartenza 3 contro 2, Pomposelli va al tiro, meno male perché c'era una superiorità numerica, il tiro è largo, palla sul fondo. Cerca la collaborazione qualche compagna, la trova in Pia Gomez, brava, rinscivolata, arriva al tiro, ma altrettanto brava Franco. Intanto Vanin riceve dal Pidio per il contropiede, deve scalare Paola Paso, palla di là, 3 contro 2, Pomposelli, cosa si è mangiata il Pidio, la palla le è salita sopra il piede e non è riuscita, dalla compagna serve Vanin, di tacco di prima, Pomposelli ancora per Vanin. Prova il dritto per dritto di punta, ma la porta era stata ben chiusa dall'uscita di Pucci. Fa ancora aiutare l'impostazione. Vanin contro Teggi. Vanin serve Pomposelli. Prova ancora la puntata e stavolta ben indirizzata. Brava, brava Pucci a metterci la manona sinistra. Capisce? Attenzione, vediamo se si parte il contropiede.
Pasos e gol. Grande Paola Pasos, riesce a metterla dentro, finta su un 3 contro 2 il passaggio alle compagne, la difesa si allarga e di punta la mette dentro, gol di Paola Pasos. Alla lunga rincorsa parte Bertè che tocca proprio a Vani che prova il tiro non di potenza, attenzione la palla è lì, carambola vicino alla linea di porta, la mette via Teggi ben del kick off, va a terra, si rialza per ricevere questa sfera, Pia Gomez, sfortunatissima, peccato, era un'occasione d'oro. La poi laterale per Bettioli, Bettioli è finta il passaggio, invece si libera bene, prova la conclusione anche bella incrociata, di poco fuori, rincorsa di Carla Duco, tiro e gol, bellissima rete, palla in all'angolino, palo rete. Quindi a 54 secondi dalla fine del match, gol di Duco. Quindi risultato finale, kick-off batte CF Pelletrie qui a Scandicci 5-2 e il vostro Antonio Gaggioli in arte Aga vi dà l'arrivederci e l'appuntamento alla prossima partita casalinga delle CF Pelletrie.